in questa edizione dell'Ed News. Questo governo riuscirà a completare la propria legislatura, ad affermarlo il presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, che affronta diversi temi, dalla sanità alle infrastrutture. Meno convinto che abbia vita lunga questa legislatura invece l'onorevole Nello Musumeci, che, insieme a maggior parte dell'opposizione, chiede le dimissioni del governatore Crocetta. La Guardia di Finanza di Catania ha scoperto una truffa ai danni dello Stato per oltre 4,5 milioni di euro, sequestrato l'equivalente e indagati 4 responsabili e 3 società. Riunione straordinaria della Giunta Comunale per salutare Giovanni Salvi, che lascia il posto di procuratore della Repubblica di Catania per ricoprire quello di procuratore generale a Roma. Il sindaco ha consegnato questa mattina i contratti ai nuovi autisti AMT. Format, rendiamo concrete le vostre idee. Stampa digitale, allestimenti, insegne, cartotecnica, lavorazioni a frese e laser, progettazione e realizzazione in plexiglass. La stampa che prende Format. Entra da Mondo Ragazzi e troverai tante idee per rendere felice il tuo bambino. Mondo Ragazzi è il mondo dei piccoli, abbigliamento e calzature da 0 a 16 anni con i marchi più prestigiosi. Da Mondo Ragazzi corsi preparto gratuiti, parcheggio riservato, angolo fasciatoio e stanze dei giochi. Mondo Ragazzi, amici d'infanzia. A Catania in via Pola 19, ad Agrigento in via Tenea 22, a Sciacca in via Licata 95 e a Giarre in Corso Italia 168. Le cooperative sono società che fondano la loro unicità sul principio mutualistico, il quale permette di usufruire di importanti sgravi fiscali e agevolazioni finanziarie. CESICOP è il centro servizi interprovinciale di Confcooperative a supporto delle cooperative del territorio, fornendo servizi di consulenza contabile, fiscale e del lavoro, progettazione fondi europei e accesso al credito. Particolari agevolazioni per il 2015 alle cooperative in start-up sui servizi offerti. CESICOP sostiene la cooperazione autentica con professionalità. A Catania, in Corso Sicilia 24. La regione siciliana non è la Grecia, così come qualcuno ama ripetere da tempo. Abbiamo tagliato le pensioni d'oro, gli stipendi dei consulenti, abbiamo eliminato sprechi, insomma abbiamo risparmiato per il bene della Sicilia. Ad affermarlo il presidente della regione Sicilia, Rosario Crocetta, che non teme crisi di governo, ma è convinto di poter arrivare tranquillamente alla fine della legislatura. Io penso che sia stabilito un punto molto netto di confronto con i partiti che sostengono la maggioranza e si sia stabilito sia a livello regionale che a livello nazionale. E credo sinceramente che ci siano tutte le condizioni per portare avanti la legislatura, però è chiaro che non può essere una legislatura che arranca, deve essere una legislatura dove si fanno le riforme e dove si danno le risposte concrete, tenuto conto che ci sono delle risposte da dare sul terreno soprattutto della povertà, che io credo sia il tema vero che noi abbiamo oggi come tragedia sociale nel paese. Tutto questo ragionamento va visto sul piano delle entrate mai concesse alla regione siciliana che dipendono dallo statuto e una serie anche di questioni tecniche non differenti, per esempio sulla spesa sanitaria noi contribuiamo per il 49% mentre tutte le altre regioni qui contribuiscono per il 41%, perché noi dovremmo pagare questo 8% in più? Significa 650 milioni di euro in più, questo potrebbe determinare l'equilibrio delle prossime finanziarie per intenderci. È chiaro che io questo tema l'ho posto perché mentre quella penalizzazione aveva un senso quando la sanità siciliana sprecava, adesso che 2000,
2013 e 2014 noi abbiamo avuto degli utili, non si capisce perché dovremmo continuare a contribuire per il 49%, cioè 8% in più degli altri. Presidente, a proposito della sanità, però c'è chi contesta questo comitato dei saggi e il fatto che comunque non sia stato nominato un assessore. Pensa venga nominato o continuerà a tenere lei la carica? Stiamo parlando di qualcosa che rappresenta il 60% della spesa della regione, dove negli anni passati spesso il malaffare si è annidato, dove i gruppi di potere non è che hanno rinunciato a gestire quell'affare, parliamo anche di grandi gruppi nazionali che hanno portato via dalla Sicilia le risorse della Sicilia, e io devo mettere un argine. Vi voglio ravvisare che noi siamo oggi alla chiusura delle linee guida. Mi dispiacerebbe sinceramente interrompere questo lavoro. Io vorrei lanciare anche tutta una serie di iniziative, per esempio il potenziamento dei pronto soccorsi in tutta la Sicilia, che sono uno dei punti di criticità. Mi sto girando in questi giorni il pronto soccorso e sto vedendo delle cose che non vanno. Crocetta interviene poi sul tema dei trasporti e delle infrastrutture. Il viadotto Imera comincerà subito, perché le situazioni miracolistiche non esistono. Le colline e le montagne circostanti presentano tutta una serie di criticità legate alla frana, quindi non è che con le bretelline fai da te, con le trazzere regge fai da te che risolviamo il problema, perché appena cominciano a camminarci i mezzi pesanti in quelle bretelline fanno crollare la collina, e poi chi assume scelte di questo tipo ha la responsabilità non solo penale ma anche morale e civile di avere determinato ulteriori disastri. È chiaro quindi che l'alternativa è una sola, cioè passare sul torrente, significa sostanzialmente farla in sicurezza e fare un'opera che non viene a cadere in 3 mesi, anche perché la realizzazione del ponte comporterà non meno di 1 anno e mezzo, 2, quindi dobbiamo fare un intervento strutturale che abbia una consistenza nel tempo. Quando faremo l'opera, che sarà realizzata in 3 mesi, noi faremo un'opera che potrà durare diversi anni, e se volessimo completare la rete, tutta la rete autostradale in Sicilia, ci vorrebbero 20 miliardi e per quella ferroviaria tutte ne colpe, ce ne vogliono altri 20. Diciamo che Roma si è dimenticata in passato, e l'Europa, ma ci vogliono 40 miliardi per fare questi lavori. La Sicilia si è dimenticata negli anni ed esiste ancora la questione meridionale, e quindi noi dobbiamo rinegoziare un nuovo rapporto con l'Europa e con lo Stato. Onorevole, la Sicilia sprofonda, tant'è che viene paragonata alla Grecia anche per i tanti problemi economici che ci sono. 3 assessori hanno dato le dimissioni, Crocetta non vuole nominare nessuno nell'ambito della salute, che è poi uno dei temi caldi per quanto riguarda la nostra regione, e poi le opposizioni che chiedono a gran voce le dimissioni del presidente Crocetta. Che scenari si stanno aprendo secondo lei? Guardi, Crocetta sono convinto non abbia alcuna intenzione di andarsene. Il Partito Democratico sta cercando di recuperare una credibilità, una verginità che ha perso, e quando la si perde per sempre. Il Partito Democratico governa la Sicilia da oltre 6 anni ed è responsabile, nella stessa misura in cui lo è Crocetta, di una condizione di collasso e di paralisi, perché quando si governa si può sbagliare, si può indovinare, ma c'è attivismo, c'è attività, si produce fatturato. L'errore di Crocetta è quello di avere condannato tutto all'immobilismo, perché Crocetta non governa, Crocetta non decide, Crocetta fa soltanto spettacolo, e da 3 anni in Sicilia non c'è un solo settore attivo, non si apre un solo cantiere, non c'è un solo impegno e un solo obiettivo per i giovani che sia stato realizzato, non c'è un solo segnale a favore delle imprese, non c'è una concreta iniziativa che faccia sentire i sindaci meno soli. Di fronte a questa paralisi noi abbiamo detto che Crocetta deve andare via prima possibile, e fa male il Partito Democratico e i partiti del centro-sinistra fanno male e hanno fatto male
a non raccogliere per due volte di seguito la nostra iniziativa, che era quella di far votare con 46 voti su 90 una mozione di sfiducia che avrebbe costretto il Presidente della Regione ad andarsene a casa. Frandelli sembra essere l'unica voce fuori dal coro nel PD, lo ha detto nella direzione di sabato scorso, il PD però prende 30 giorni di tempo per decidere. Mio amico Frandelli è uno di quelli che cerca la verginità perduta. Dov'era lo scorso anno quando noi gli abbiamo chiesto di votare la sfiducia? Dov'era due anni fa quando gli abbiamo chiesto di votare la sfiducia? Era in Venezuela? Era sulla Luna, era su Marte. Smettiamola con questi colpi da teatro. La gente è stanca e esasperata, non sa cosa mettere a tavola, le imprese stanno chiudendo e noi continuiamo a tenere un presidente che è un problema nel problema più grande che si chiama Sicilia. Una Sicilia che per adesso non si può guardare, mi passi questo termine, ma che può diventare bellissima. Lo dice lei già da qualche mese girando per tutta la regione, c'è questa possibilità? Guardi, la gente è stanca dei partiti tradizionali, soprattutto dei partiti che si perdono in chiacchiere e che non danno segnali concreti. Per carità, chi governa ha il dovere di governare, chi fa l'opposizione ha il dovere di controllare. Ma noi stiamo dando vita a questo patto civico, una sorta di lista aperta a tutte le persone di buona volontà in Sicilia, una lista che vada oltre i partiti e che già sta riscuotendo tantissimo successo, lo ha detto lei, si chiama Diventerà Bellissima, che era l'auspicio che Paolo Borsellino faceva di questa Sicilia, nonostante tutto, nonostante le nefandezze, nonostante le criticità, un giorno disse ai ragazzi questa terra diventerà bellissima. Io sono convinto che qui ci siano le potenzialità, c'è la materia prima, non c'è da inseguire miracoli, dobbiamo riportare il 50% dei siciliani a votare, perché il cambiamento non avviene restando a casa, disertando le urne o votando per il populismo della protesta. Il cambiamento avviene attraverso scelte radicali, scelte concrete, in direzione del buon governo e della buona politica, perché accanto a tanti disonesti in politica ci sono tante persone per bene, sindaci, assessori, consiglieri comunali, gente che opera nella dignità del silenzio. Una truffa ai danni dello Stato per oltre 4,5 milioni di euro è stata scoperta dagli uomini delle Fiamme Gialle. In particolar modo i finanzieri del Comando Provinciale di Catania, coordinati dal Gruppo per i Reati contro la Criminalità Economica della locale Procura della Repubblica, hanno eseguito nei confronti del noto imprenditore Orazio Bosco Lo Giudice il sequestro preventivo della somma di 4.525.857 euro disposto dal GIP del Tribunale Etneo per fatti compiuti poiché questi era amministratore unico della ITA CTSRL e precisamente per aver fraudolentemente percepito nell'ambito del cosiddetto patto territoriale delle ACI contributi e agevolazioni pubbliche di oltre 4,5 milioni di euro erogati al Ministero delle Attività Produttive per favorire lo sviluppo economico e occupazionale di aree depresse. Il progetto finanziato di importo complessivo pari a 13 milioni di euro orientato a favorire una nuova occupazione nel comprensorio del patto territoriale delle ACI prevedeva l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature per lavori di ingegneria edile, da allocare una struttura logistica a ridosso delle terme di Esci Reale. Le indagini svolte dal Nucleo di Polizia Tributaria e alla Guardia di Finanza di Catania hanno invece consentito di accertare che l'attività dichiarata non è mai stata svolta alla società beneficiaria, né è stata mai realizzata l'unità produttiva prevista al progetto, con un conseguente danno per l'economia locale che è stata privata di ingenti risorse finanziarie stanziate per la crescita del territorio. È infatti emerso che i beni strumentali acquistati dalla ITA CTSRL, grazie al contributo concesso, sono stati utilizzati da altre società riconducibili allo stesso gruppo industriale di riferimento presso i propri cantieri, in chiara violazione dell'obiettivo dell'interesse pubblico cui il finanziamento era destinato. La ITA CTSRL in sostanza ha direttamente destinato, in qualche caso noleggiato, questi beni strumentali ad altre società del gruppo, attive nell'esecuzione di opere pubbliche, fra cui la Ternirie Tiscarl, impegnata in appalti per la costruzione di opere stradali e ferroviarie al confine tra Lazio e Umbria, e la San Marco Scarl, impegnata nella costruzione dell'ospedale
dal nuovo San Marco di Librino. L'indagine ha portato quindi alla denuncia a piede libero del noto imprenditore Orazio Boscolo Giudice, all'epoca dei fatti amministratore unico della ITA-CT SRL, per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di malversazione a danno dello Stato. Di quest'ultimo reato dovrà poi rispondere in concorso anche Concetto Albino Boscolo Giudice, all'epoca dei fatti amministratore unico della Terni Rieti Scarl della San Marco Scarl. Altri due dipendenti di società del medesimo gruppo industriale sono poi indagati in concorso con Orazio Boscolo Giudice per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, avendo indicato falsamente funzionari incaricati dei sopralluoghi fisici sui mezzi e macchinari oggetto di agevolazione, quali i cantieri del lavoro, la ITA-CT SRL, cantieri realtà di pertinenza e le altre società del gruppo. Anche la società ITA-CT SRL, la Terni Rieti Scarl e la San Marco Scarl dovranno rispondere direttamente ai sensi del decreto legislativo numero 231/2001 per responsabilità derivante dal reato a causa delle condotte compiute dai propri organi di vertice, avendone comunque tratto significativo beneficio. L'attività si è conclusa con il sequestro di oltre 4,5 milioni di euro, pari al contributo erogato in quote societarie intestate a Boscolo Giudice Orazio, la cui gestione è stata affidata a un amministratore giudiziario nominato alla Procura della Repubblica Etnea. È attraccato al porto di Palermo il pattugliatore d'altura Dattilo della Guardia Costiera con 717 migranti che sono stati salvati nei giorni scorsi nel corso di varie operazioni di soccorso nel canale di Sicilia. A bordo ci sono anche 12 salme, i corpi di alcune delle vittime dell'ultimo naufragio avvenuto giovedì pomeriggio al largo delle coste libiche, quando la centrale operativa e la Guardia Costiera ha ricevuto l'allarme. A recuperare i cadaveri sono stati lo stesso pattugliatore Dattilo, la nave Corso e due motovedette partite da Lampedusa. Intanto sono state sottoposte a fermo 7 persone, un tunisino e 6 libici. Sono ritenuti componenti l'equipaggio e l'imbarcazione in legno con 276 immigrati a bordo soccorso ieri al largo delle coste libiche dalla nave Chimera della Marina Militare. Il tunisino ha ammesso di essere uno degli scafisti e ha chiamato in causa i suoi complici. Dalle testimonianze dei profughi raccolte alla polizia è emerso che alcuni di loro sono stati minacciati dall'equipaggio con grossi coltelli. I 6 libici fermati in un primo momento avevano dichiarato di essere marocchini e solo in seguito si è accertata la loro effettiva nazionalità. Benché i libici controllino il traffico di immigrati, non è frequente che si mettano al timone dei barconi. Nell'ambito dell'operazione della Digos di Catania, denominata i treni del Gollo, in cui sono state eseguite 7 ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari a carico, fra gli altri, degli ex dirigenti al Calcio Catania, Antonino Pulvirenti, Pablo Cosentino e Daniele Dell'Icari, per i reati di associazione per delinquere e frode in non competizioni sportive aggravata, il GIP presso il Tribunale di Catania, su richiesta alla locale Procura della Repubblica, ha emesso un decreto di sequestro preventivo delle somme di denaro riconducibile all'indagato Giovanni Impellizzeri. Il contante, pari a 110.000 euro, era stato rinvenuto alla Digos a seguito delle perquisizioni effettuate contestualmente all'esecuzione della misura restrittiva presso l'abitazione dell'Impellizzeri e nei locali sedi di una società allo stesso riferibile, ed era ripartito separatamente in diversi tagli da 500, 200, 150 e 20 euro ed era per la maggior parte occultato in diversi punti del controsoffitto della sua casa. Il provvedimento ablativo, anche alla luce delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia al Pulvirenti, muove alla conferma del ruolo di finanziatore ricoperto dall'Impellizzeri all'interno del sodalizio e nelle prime fasi anche di esecutore materiale ai pagamenti volti all'alterazione del risultato degli incontri del Calcio Catania. Le somme rinvenute costituirebbero il profitto delle operazioni illecite perpetrate dall'Impellizzeri tramite ricorso alle frodi sportive. Quest'ultimo, infatti, una volta notiziato dell'accordo sul risultato precostituito, si avvaleva di numerosi soggetti a lui vicini che riforniva del denaro contante necessario per effettuare le giocate e incaricava poi di riscuotere le vincite. Quando arrivò venne definito lo straniero che arrivava a Catania, adesso come lascia Catania? Come cittadino. Da cittadino catanese, dunque, il procuratore Giovanni Salvi lascia Catania, una città in cui ha lavorato tanto ottenendo mirabili risultati in molti settori, soprattutto nella lotta alla criminalità organizzata, ma anche nei confronti alla nuova emergenza legata al flusso migratorio. Mi ha sorpreso Catania, io non credevo che fosse possibile che una città che ha già tante difficoltà, tanti problemi, tante questioni, accogliesse con tanta generosità gli immigrati, sia quando arrivano nel porto da vivi, sia purtroppo quando ne raccogliamo le spoglie nel mare. E questa è stata un'esperienza davvero unica che non dimenticherò mai. Abbiamo ottenuto dei bei risultati grazie al fatto che qui c'è una polizia giudiziaria di primo ordine,
davvero di primo ordine, perché tenete presente che loro lavorano avendo da un terzo alla metà di meno di altre procure che hanno la stessa dimensione dal punto di vista degli affari, e nonostante questo siamo riusciti ad avere dei risultati brillanti che sono stati riconosciuti come straordinari anche dal Procuratore Nazionale. Questo si deve alla qualità della Procura della Repubblica, dei magistrati che la compongono, e alla qualità della Polizia Giudiziaria, senza la quale noi non potremmo fare niente. Rivolgendo poi lo sguardo al problema occupazionale, un problema che si crea perché c'è troppo malaffare, Salvi ha detto: pensate per esempio alle opportunità di crescita professionale e quindi delle opportunità di lavoro dei giovani negli anni passati per la dispersione degli enormi fondi che sono stati stanziati per la formazione professionale. Perché la formazione professionale, come abbiamo accertato nei procedimenti, è stata utilizzata da pochi per fare ingenti guadagni. I ragazzi, anche per loro colpa, hanno accettato questa situazione accontentandosi di un pezzo di carta che naturalmente sul mercato del lavoro non vale niente. Se invece vi fosse stata un'effettiva formazione professionale, questi ragazzi avrebbero potuto trovare occasioni di lavoro adeguate alla loro preparazione. Questo è solo uno dei tanti esempi. Considerate un imprenditore che venga da fuori, ma voi pensate che venga tranquillamente a investire a Catania sapendo di dover fare i conti con le estorsioni, il pizzo, ma ancor prima con le distorsioni del mercato e anche degli affari pubblici, della possibilità di vincere gli appalti senza pastrocchi che li condizionano? È chiaro che questo ha un peso enorme. D'altra parte, non lo dico io, risulta dagli studi della Banca d'Italia, che hanno valutato il peso enorme che la criminalità, non solo quella organizzata, ma la criminalità anche normale, la illegalità, ha sul nostro prodotto interno lordo. Credo che l'unica cosa che si possa dire è che il futuro è nelle loro mani, nessuno gli regalerà niente. Lo devono costruire con determinazione, studiando, lavorando, scegliendo bene i loro rappresentanti, impegnandosi anche nella vita politica e sociale, perché la politica non è sporca, la politica è una delle cose più belle che esista, perché vuol dire partecipazione alla vita e alle scelte collettive. Bisogna quindi intenderla così e sapere che ognuno ha il proprio destino nelle sue mani e deve sapere utilizzare gli strumenti che ha. L'AMT di Catania può contare su nuovi 20 autisti, esattamente 17 a cui è stato consegnato il contratto questa mattina, e altri 3 che verranno assunti nei prossimi giorni. Questi 20 autisti si vanno ad aggiungere ai 40 assunti nei mesi scorsi. Mi chiedo soprattutto dedizione, ha detto il sindaco Bianco consegnando questi nuovi contratti insieme all'assessore Giuseppe Girlando e al presidente dell'azienda metropolitana Trasporti Carlo Lungaro. Nel suo intervento Bianco ha ricordato come bisogna onorare il lavoro garantendo qualità al servizio che si svolge per i cittadini catanesi. Una delle cose di cui sono più felice, ha detto Bianco, sono queste assunzioni frutto dei sacrifici e delle azioni dell'amministrazione comunale e del presidente dell'MT. Sono un piccolo segno del fatto che la città si rialza in piedi. Con i 40 già assunti in passato siamo a 60 nuovi autisti, così l'azienda sarà in grado di garantire ai cittadini un maggior numero di bus in circolazione e di conseguenza un miglior servizio di trasporto pubblico, l'unica maniera di combattere il traffico di Catania. E Bianca annuncia anche un progetto importante che coinvolgerà le periferie etnee, quelle periferie che difficilmente vengono raggiunte dai mezzi pubblici. Queste assunzioni erano assunzioni che ci volevano proprio nella nostra struttura organizzativa. Il servizio è già buono, non è certo ottimale, perché quelli sono i chilometri autorizzati, quelli sono le risorse e con quello riusciamo a fare anche bene. Però certo, io mi aspetterei un servizio ancora migliore man mano che rammoderniamo la rete. Faremo cose nuove, allora in quelle cose nuove avremo servizi veloci, rapidi, così come il BRT, così come l'Alibus, così come altri che abbiamo in cantiere, che attueremo fra pochi mesi. Arrivano nuovi autisti, arriveranno anche nuovi mezzi? Beh, i mezzi purtroppo li deve dare lo Stato e la Regione, ma chiare di luna non ce n'è, però man mano arrivano, lì il sindaco è bravo, ce li ha fatti arrivare dal Ministero
delle infrastrutture, dal Ministero dell'Ecologia, ne arriva una botta di 3, 4, 5, insomma man mano cominciamo, ci organizziamo. Questi per noi apriremo presto il parcheggio a Fontana Rossa, 4 autobus sono arrivati dal Ministero dell'Ecologia, 4 piccoli belli shuttle che faranno avanti e indietro, insomma.